Emily si riprese in fretta e la bambina cresceva. Nonostante questo, da me non arrivava nessun paziente. Pensai che fosse ora di adottare misure drastiche. Buongiorno. Buongiorno, signor Sneaker. Ho bisogno di una sua prestazione professionale. Spero riesca a trovare un po' di tempo per me, nonostante tutti i suoi impegni. Non taglio i capelli alle donne. Oh, no, non è per questo. È di un suo parere medico che avrei bisogno. Io non riesco a curare il mio mal di denti. Ho bisogno di un altro parere, da dottore a dottore. Venga dentro. Le do un'occhiata. Si sieda. È questa qui. Scommetto che è a sinistra. Sì, infatti, a dire la verità mi fa male dappertutto, ma da questa parte mi fa ancora più male. Ah, vedo che ha un brutto taglio qui. Oh, le forbici. Mi sembra anche infetto. Apra bene. Ah, piuttosto brutto. Lei che suggerisce? Togliere. Togliere? Togliere! Ma non c'è qualche alternativa? Mi ha chiesto che cosa ne penso, gliel'ho detto. Sì, ma certo, ha senz'altro ragione. E quindi mi rimetto completamente al suo parere di esperto. E sarebbe? Lo tolga. Ma non deve lasciarselo fare, credibile. Allora me lo faccio. Allora vado. Souvenir? Sa, mi sembra già di sentirmi molto meglio. Quanto le devo, signor Sneaker? 25 cents. Tenga questa pomata. Le toglierà la sua infezione. Grazie molte. Buona giornata. Ha dimenticato qualcosa? Il suo dente, madame. Me lo sono guadagnato, non crede? Sì, madame. Certo che ha avuto un bel coraggio. Accidenti. Come si sente, signora Bray? Io non ho niente che non va. Accidenti.